tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico abito a tubino che io ho deciso di chiamare abito Sidney. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato un nuovissimo filato della Lana Gatto linea Cayman. Guardate quanto è luminoso, quanto luccica, io lo adoro, è veramente molto molto luminoso. Ogni gomitola è da 50 grammi, misura 190 metri, quindi ha un ottimo metraggio ed è formato dall'80% di viscosa, 20% poliestere, e vi posso assicurare che non punge per nulla, cioè io non mi punge, non mi dà fastidio, è delicatissimo per essere un filato così luminoso, quindi con il lamé. Voglio mostrarvi altri due colori che sono presenti sul sito, ma in realtà ce ne sono anche altri. Abbiamo per esempio due tonalità di grigio, oppure abbiamo questi spettacolari colori, il blu e il lilla, tutti colori bellissimi da poter usare quest'estate, sia per creare questo abito a tubino, fare una maglia, basta lavorare meno e quindi potete fare una maglia. Parliamo del quantitativo. Allora, il mio abito è una taglia S, io ho lavorato con l'uncinetto il numero 4 e ho lavorato 200 grammi di questo filato, quindi potete capire, scusatemi, 250 grammi di questo filato, quindi potete capire che ne ho usato veramente poco. E per una taglia M io vi consiglio 300-350 grammi, se lo volete fare un po' più lungo, un po' più morbido. Taglia L, quindi 350 o 400 grammi se volete farla un po' più morbida e lunga. Per quanto riguarda le varie taglie, io vi dico già che ho lavorato sempre con l'uncinetto del numero 4, ma se volete più morbida la creazione, io vi consiglio di iniziare con un uncinetto del 4,5, di mettere almeno qualche motivo in più naturalmente rispetto a quello che solitamente dico per una taglia. Quindi se io per una taglia M in questo caso vi dico mettete 4 motivi in più, magari mettetene 5-6 lavorando con il 4,5 e poi all'altezza del seno andate a lavorare con il 4 in modo tale da stringere la lavorazione. E una volta fatto ciò avete quindi un abito che sia qui ancora più morbido, a me comunque sì è un tubino ma non mi va aderentissimo, e quindi averlo un po' più svasato, se così vogliamo dire. Un'altra cosa, la lavorazione di questo vestito parte dal sotto, quindi si lavora in tondo nella parte di sotto, ma in realtà si lavora in tondo comunque in giri di andata e ritorno. Capirete meglio quando andrete ad ascoltare il tutorial, però comunque diciamo che una lavorazione un po' diversa dal solito, nulla di complicato, perfetto anche per le principianti. E la lavorazione in realtà penso che molte di voi l'hanno già, la conoscono, io è la prima volta che la lavoro, ma mi è piaciuta tantissimo perché sono 5 giri che vanno sempre ripetuti e danno vita a questa alternanza di strisce compatte a una striscia sottile. Mi è piaciuta proprio per questo, perché penso che sia uno dei punti più adatti appunto per l'estate. Si lavora dal sotto, si arriva fino appunto agli scarfi e a quel punto si mette i marcatori, ma a differenza delle altre volte si lavora sempre in tondo e si vanno a mettere delle catenelle che permettono appunto di creare questa fascia che dà lo scollo a barca dell'abito. Una volta fatto questo si va a fare una lunga striscia di catenella che si fa passare per gli archetti del giro in alto, in modo tale da stringere la lavorazione. Vedete quanto è bella stretta ma quanto è bella larga dietro, e quindi fare questo fiocchettino sul davanti. Ripeto, potete fare il vestito più lungo, farlo anche in versione maglia, quindi mi raccomando in quel caso, se per una versione maglia siete una taglia S, io penso che tranquillamente con 150 grammi ce la fate. Quindi diciamo che per una taglia M stiamo intorno ai 200 grammi, 250 grammi per una taglia L. Detto ciò, spero che anche questo abito vi piaccia, che desiate realizzarlo, e se così poi mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio, e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro vestito io ho deciso di utilizzare il filato della Lana Gatto linea Cayman, e soprattutto io ho scelto questo verde che è bellissimo, guardate quanto risplende, che è il 3438, però abbiamo anche altri colori, guardate questo blu o questo lilla, e poi abbiamo sul sito anche diversi colori di grigio, trovate in descrizione il link al sito. Allora io vi dico già che lavorerò con l'uncinetto numero 4, qui ho fatto un piccolo campione. Nella lavorazione che andremo a fare, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4, e io ho montato con l'uncinetto numero 4 136 catenelle che corrispondono a circa 85 centimetri. Ora mi raccomando, taglie più grandi potete montare per una taglia M, io direi almeno 5 motivi in più, per una taglia L almeno 10 motivi in più. Se però volete che la lavorazione sia il più morbida possibile per poi andarla a stringere una volta arrivati diciamo diciamo al seno, io vi consiglio di andare a lavorare utilizzando l'uncinetto del 4,5 e poi andare a lavorare con l'uncinetto numero 4, in modo tale appunto da averlo sotto ancora più morbido e non troppo aderente. Questo se non volete mettere troppe catenelle in più, perché poi nella parte in alto poi diventa difficile fare la costruzione del nostro vestito con questo scollo a barca che avete visto all'inizio. Altra cosa che vi devo dire, come vi ho detto, per questo motivo di montare 5 motivi in più taglia M e 10 motivi taglia L, naturalmente potete farlo appunto con l'uncinetto del 4,5 e poi andare a stringere con l'uncinetto numero 4, quindi questo è il consiglio che vi do. Un'altra cosa che dovete però tenere presente, se avete più largo il seno o i fianchi, perché se avete più largo il seno, io a questo punto vi dico di prendere direttamente la circonferenza del seno e andare a lavorare con l'uncinetto numero 4, perché comunque giù mi andrà quindi più morbido, perché avete il seno più grande, quindi fate in base al seno. E una volta superato il seno, quando andremo a mettere i marcatori, vi conviene poi andare a cambiare l'uncinetto e andare in questo caso a lavorare anche con un 3,5. Detto ciò, quindi vi ripeto, io ho montato 136 catenelle, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su multiplo di 4, calcolate di mettere 5 motivi in più per ogni taglia, quindi 5 per una taglia M, più altri 5 per una taglia L, più altri 5 per una taglia XL, quindi 5, 10, 15. Quindi andiamo a fare i nostri giri e iniziamo dal primo giro. O vi alzate con una catenella o andate direttamente all'interno della prima catenella e facciamo una maglia bassa. 4 catenelle di separazione, 1 2 3 4. Un altro consiglio che vi do: le catenelle iniziali, scusatemi, sono un'idea di loro prima, magari fatele con l'uncinetto di mezza misura più grande e poi passate a lavorare con l'uncinetto che volete utilizzare, in modo tale da non avere le catenelle sotto che vi stringono. Io infatti le mie 136 catenelle le ho montate con l'uncinetto del 4,5, prima però le ho montate con l'uncinetto del 4 per essere sicure della circonferenza, perché se poi vado a fare col 4,5 faccio troppo largo, se vado a calcolare le mie catenelle, la lavorazione che mi serve con le mie catenelle, quindi le ho fatte prima con il numero 4 e ho fatto le mie 136 catenelle, quindi per arrivare a circa 85 centimetri, e poi le ho sfilate, rifatte con l'uncinetto numero 4,5 e poi il primo giro sono tornata a lavorare con il numero 4. Ok, quindi dicevamo maglia bassa, 4 catenelle, salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa, di nuovo 4 catenelle, salto 3 catenelle di base, scusate mi tiro un po' di filo, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa, 4 catenelle, salto 3 catenelle di base e realizzo una maglia bassa. Quindi devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro: 4 catenelle, salto 3 catenelle di base, vado a fare una maglia bassa, 4 catenelle, salto 3 catenelle di base, vado a fare una maglia bassa. Quindi come vi ho detto, vado a fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando quindi il primo giro, vado a fare le mie ultime 4 catenelle, entro dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, ora solitamente andremo a lavorare direttamente qui, e invece no, ci giriamo con la lavorazione in questa maniera e andiamo a fare all'interno del nostro archetto una maglia bassissima, e a questo punto andiamo a fare 2 catenelle, rientriamo e andiamo a fare 2 maglie alte, una e 2. Questo lo faremo solo nel primo archetto, quello che faremo adesso lo faremo invece in tutti gli archetti. Vado nell'archetto successivo, vado a fare una maglia bassissima, 2 catenelle, prendo il filo, rientro e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3, e ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto successivo e vado a fare maglia bassissima, 2 catenelle, 3 maglie alte, 1 2 e 3. Ancora archetto successivo, maglia bassissima, 2 catenelle, vado a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3 e devo fare questo quindi per tutto il mio secondo giro. Vi farò vedere poi come terminare e come andare a fare poi il terzo. Ok, sto terminando il mio primo giro, il mio secondo giro, ho fatto quindi le 3 maglie alte, rientro nell'archetto iniziale e vado a fare una maglia bassissima, 2 catenelle, 1 e 2, entro nella seconda catenella iniziale e vado a fare un'altra maglia bassissima. Ho terminato così il secondo giro e di nuovo giriamo la lavorazione in questa maniera. Entriamo dove abbiamo le 2 catenelle, quindi vedete qui, e andiamo a fare una maglia bassissima. E a questo punto andiamo di nuovo a fare la stessa cosa di prima, 2 catenelle, entriamo sempre dove abbiamo questo 2 catenelle, nel foro delle 2 catenelle, e andiamo a fare 2 maglie alte, una, 2. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado, salto le 3 maglie alte, vado nell'archetto tra l'ultima maglia alta e le 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, rientro sempre tra le 2 catenelle la maglia alta e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 3. Di nuovo andiamo, superiamo le 3 maglie alte, andiamo nell'archetto tra le 2 catenelle l'ultima maglia alta e andiamo a fare una maglia bassissima, 2 catenelle, rientriamo sempre nell'archetto, andiamo a fare 3 maglie alte, 1 2 3 e continuiamo così quindi per tutto il giro. Entriamo sempre nell'archetto tra le 2 catenelle e la maglia alta, andiamo a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientriamo altre 3 maglie alte, 1 2 e 3. Ancora tra le 2 catenelle e la maglia alta vado a fare maglia bassissima, 2 catenelle, 3 maglie alte. Continuo così quindi per tutto il mio terzo giro. Vi farò vedere come terminare e come andare a fare poi il quarto giro. Sto terminando il mio terzo giro, ho fatto le 3 maglie alte, vado a fare la stessa cosa di prima, rientro nell'archetto iniziale, vado a fare una maglia bassissima, 2 catenelle, entro nella seconda catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Abbiamo terminato così anche il terzo giro. Giriamo di nuovo la lavorazione e andiamo a fare il nostro quarto giro. Andiamo sempre nell'archetto di 2 catenelle e andiamo sempre a fare la nostra maglia bassissima, 2 catenelle, e andiamo a fare 2 maglie alte, 1 2 e poi andiamo a fare la stessa cosa di prima. Quindi vado nell'archetto di 2 catenelle dopo le 3 maglie alte, vado a fare maglia bassa bassissima, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1 2 e 3. Di nuovo vado dove ho le 2 catenelle, la maglia alta, entro e vado a fare una maglia bassissima, 2 catenelle, rientro altre 3 maglie alte, 2 e 3. E continuo così per tutto il mio quarto giro. Vedete, stiamo alternando la nostra lavorazione. Vi farò vedere di nuovo come terminare il quarto giro e come andare a fare poi il nostro quinto e ultimo giro, 3 e 4. Ok, sto terminando anche il quarto giro. Come sempre andiamo a fare una maglia bassa nell'archetto iniziale, 2 catenelle, entriamo nella seconda catenella, andiamo a fare una maglia bassissima. Quinto e ultimo giro, ci giriamo di nuovo con la lavorazione, andiamo sempre a fare una maglia bassissima nell'archetto di 2 catenelle e poi scusatemi, andiamo sempre a lavorare 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2 e poi di nuovo andiamo a lavorare come abbiamo lavorato prima, entriamo tra le 2 catenelle e la maglia alta, andiamo a fare una maglia bassissima, 2 catenelle, rientriamo altre 3 maglie alte, 1 2 3 e continuiamo così per tutto il nostro quinto e ultimo giro. Entriamo dobbiamo tra le 2 catenelle e la maglia alta, 2 catenelle, 3 maglie alte. Bene, vi farò vedere appunto come terminare questo giro e come poi andare a rifare il primo giro, visto che avevo una base diversa rispetto a quella iniziale. Quindi si continua in questa maniera per tutto il nostro quinto e ultimo giro. Allora, sto terminando il quinto giro, di nuovo maglia bassissima, 2 catenelle, si entra nella seconda catenella e si va a fare una maglia bassissima. Ops. A questo punto rifacciamo il primo giro. Per fare il primo giro rientro tra le 2 catenelle la maglia alta e vado a fare una maglia bassa e poi andiamo a fare le nostre 4 catenelle, quindi 1 2 3 e 4. Vado dove ho le 2 catenelle e la maglia alta, quindi questa volta non alla fine ma all'inizio, e vado a fare una maglia bassa, 4 catenelle, e di nuovo vado tra le 2 catenelle e la maglia alta e vado a fare una maglia bassa, 4 catenelle, vado fra le 2 catenelle e la maglia alta, 4 catenelle, e continuo così per tutto il giro. Vado tra le 2 catenelle e la maglia alta, 4 catenelle, vado tra le 2 catenelle la maglia alta, 4 catenelle ancora, vado tra le due catenelle la maglia alta e chiudo il giro andando a fare 4 catenelle ed entrando dove ho la maglia bassa iniziale, facendo una maglia bassissima, e poi ci giriamo con la lavorazione e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Maglia bassissima, 2 catenelle, 2 maglie alte, mentre negli archetti successivi andiamo a fare sempre 3 maglie alte. Quindi questa è la nostra lavorazione. Io vi ripeto, ho montato 136 catenelle, lavorerò fino alla lunghezza, fino ad arrivare agli scalfi, e poi vedremo come andare a fare la lavorazione per ottenere lo scollo a barca. Allora, io ho ripetuto i miei 5 giri per 13 volte e sto ripetendo il mio 14° motivo, ma mi sono fermata al mio 4° giro, quindi non ho fatto l'ultimo giro. Questo vale per qualsiasi taglia, la lunghezza che dovete fare. Mi raccomando, per poter andare a mettere i marcatori e fare la lavorazione che ci serve poi per la parte superiore e fermare il vestito, dovete andare a fare i primi 4 giri e mettere i marcatori. Quindi se la volete più lunga fate più motivi, se la volete più corta per fare a maglia fate meno motivi, ma l'ultimo motivo per andare a mettere il marcatore deve essere composto dai primi 4 giri, quindi dal giro con gli archetti e dai 3 giri. L'ultimo giro invece, prima di andarlo a fare, mettiamo i marcatori. Per poter mettere i miei marcatori io sono andata a contare i miei chiamiamole mie ondine, queste qui, e io ne ho messe un totale di 17 avanti, 17 dietro, quindi io ne ho un totale di 34, quindi 17 dietro, 17 avanti, e adesso quindi sono andata a mettere il marcatore dove ho l'ultima e la prima, e qui stessa cosa. Naturalmente prima di mettere il marcatore mi sono già rigirata la lavorazione in modo da poter iniziare il mio 4° giro. Per iniziare il 4° giro si fa sempre normalmente, quindi io continuo a lavorare sempre con il mio uncinetto del numero 4 e vado a lavorare come ho sempre fatto, perché la lavorazione procede a essere in tondo, quindi vado sempre a fare una maglia bassissima e poi le mie 2 catenelle, e qui soltanto 2 maglie alte, perché poi dobbiamo chiudere il giro. Anzi no, questa volta ne dobbiamo fare 3, scusatemi, e poi andiamo a lavorare normalmente fino ad arrivare al marcatore. Una volta arrivati al marcatore vi farò vedere come procedere. Allora, sono arrivata al mio marcatore, vedete qui ho il marcatore, e vado a fare sempre dove ho le 2 catenelle la mia maglia bassissima, però a questo punto devo riandare a fare le catenelle di base che abbiamo fatto anche qui per poter fare appunto il mio scalfo, perché lo scalfo, come avrete visto all'inizio del video, deve andare a prendermi questa volta non sopra la spalla ma attorno al braccio. Quindi io adesso devo fare sempre delle catenelle che sia un multiplo di 4 e nel mio caso andrò a fare 32 catenelle, quindi dopo aver fatto la maglia bassa io vado a fare 32 catenelle, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 32. Ora questo per quanto riguarda una taglia S. Ora queste 32 catenelle a me corrispondono a circa 16 cm, che è la circonferenza, scusatemi, faccio del mio braccio, però da qui a qui, quindi non tutta la circonferenza ma metà circonferenza, però non dovete calcolarla qui ma ad altezza spalla, quindi ad altezza spalla voi dovete calcolarvi metà circonferenza del vostro braccio, diciamo il bicipite, ok, dovete calcolare il vostro bicipite però non intero ma solo metà, e andare a mettere tante catenelle fino ad arrivare a quella misurazione. Mi raccomando, non mettetene troppo perché altrimenti scende, non mettetene troppo poco perché altrimenti vi stringe troppo. Io infatti ho un 15 cm, come potete vedere mettendo un multiplo di 4 sono arrivata a un 16 cm e non vado oltre, perché poi naturalmente quando andremo a fare il giro un po' si allarga, fermo restando che poi noi faremo il filo per poter attaccare il vestito, quindi fermare il vestito, quindi non è tanto un problema, ma se non volete che poi sotto faccia un brutto effetto vi conviene, come vi ho detto, vi andate a misurare il vostro bicipite, lo fate diviso. Quindi una volta fatte le mie catenelle, per chiudere vado direttamente nelle due catenelle successive del ventaglio successivo, in questa maniera, vedete sembra piccolo ma a me il mio braccio ci passa tranquillamente e si andrà ad allargare comunque, e vado poi a lavorare normalmente sempre il mio quarto giro, quindi vado a fare una maglia bassissima e vado 2 catenelle, vado a lavorare poi solitamente come sto sempre lavorando, quindi le 2 catenelle, le 3 maglie alte, e continuo a lavorare così fino ad arrivare al secondo marcatore. Vi farò vedere di nuovo come andare a fare le nostre catenelle. Allora sto per terminare quindi il giro perché sono arrivata all'ultimo marcatore, vado a fare la mia maglia bassissima e vado a realizzare le mie 32 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 e 32. A posto, quindi abbiamo terminato le 32 catenelle, vado dove ho iniziato la mia lavorazione e vado a fare la mia maglia bassissima in questa maniera. Adesso con una maglia bassissima mi porto sempre in alto dove ho la mia lavorazione e adesso devo ritornare a fare il primo giro, quindi vado a fare sempre la mia maglia bassa, le mie 4 catenelle e vado a fare maglia bassa nell'archetto di 2 catenelle. Continuo così fino ad arrivare dove ho le mie catenelle di separazione e vi faccio vedere come andare a lavorare lì, quindi sempre 4 catenelle, maglia bassa. Allora sono arrivata dove ho le mie catenelle, ho fatto le 4 catenelle, entro nella prima catenella e vado a fare una maglia bassa, 4 catenelle, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare maglia bassa, 4 catenelle, salto le mie 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare maglia bassa, 4 catenelle, salto le mie 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa, 4 catenelle, salto le mie 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare maglia bassa, 4 catenelle, salto 3 catenelle, entro e vado a fare la maglia bassa, 4 catenelle e di nuovo salto le mie 3 maglie alte e le mie 3 catenelle, 4 catenelle e vado nell'ultima catenella. Se non riuscite andiamo direttamente a farla qui, dobbiamo le 2 catenelle, stessa cosa, non cambia assolutamente nulla, e poi di nuovo torniamo a fare come sempre. Abbiamo fatto la maglia bassa, quindi 4 catenelle, andiamo dove abbiamo le 2 catenelle e andiamo a fare la maglia bassa, 4 catenelle, maglia bassa, e ricontinuiamo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare dove abbiamo di nuovo le catenelle di separazione. Quindi semplicissima, stiamo rifacendo il nostro primo giro. Quindi siamo di nuovo dove abbiamo le catenelle, entriamo nella prima catenella e andiamo a fare una maglia bassa, 4 catenelle, saltiamo 3 catenelle, entriamo nella quarta e andiamo a fare la nostra maglia bassa, 4 catenelle, ancora saltiamo 3 catenelle, entriamo in maglia bassa, 4 catenelle, saltiamo 3 catenelle, maglia bassa, 4 catenelle, saltiamo 3 catenelle, maglia bassa, 3 4 catenelle, saltiamo 3 catenelle, maglia bassa, 1 2 3 e 4, saltiamo 3 catenelle, maglia bassa, 1 2 3 e 4, saltiamo 3 catenelle, maglia bassa, e adesso dobbiamo andare a chiudere la lavorazione. Quindi 3 catenelle, andiamo nella maglia bassa iniziale, andiamo a fare una maglia bassissima e adesso si ricomincia da capo, come abbiamo sempre fatto. Quindi giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro. Quindi maglia bassissima, 2 catenelle, rientriamo, 2 maglie alte, archetto successivo, maglia bassissima, 2 catenelle, 3 maglie alte, perché vi ricordo quello è il nostro inizio e fine giro, e torniamo quindi a lavorare normalmente i nostri giri. Io non so se farò due motivi o uno solo, io adesso farò un motivo solo e terminerò sempre con il giro degli archetti, in modo tale che poi quando farò la lunga striscia di catenelle potrò appunto legarla. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera i miei giri, in modo tale appunto da che abbiamo creato qui le nostre scarpe per poter far passare la nostra manica, scusatemi, il nostro braccio. Allora, alla fine ho fatto un motivo solo e poi sono andata a fare sempre il primo giro, sia quello con gli archetti. Gli archetti questa volta però non li ho fatti di 4 catenelle ma di 3 catenelle per stringere un po' la lavorazione, e infine sono andata a fare una lunga striscia di catenelle. Queste sono circa 240 catenelle che ho fatto passare nei fori appunto dell'ultimo giro. Vedete qui, eccolo, l'ho fatto passare per tutto lo scollo in modo tale che sul davanti io posso stringere e fare il fiocco per fermare il mio abito. Quindi il mio abito è terminato.